Gesù, come 2000 anni fa, ancora oggi cammina in mezzo a noi, nel nostro cuore, per guarirci. C'erano dei lebbrosi a quel tempo che portavano dei campanelli e gridavano: sono impuro, e tutti scappavano. No, lui non aveva paura, lui andava dove c'erano i lebbrosi e li guariva, e così fa con te. Anche tu hai delle campanelle in cui dici: non toccatemi, non toccatemi. Ebbene, lui vuole entrare proprio lì, in quelle stanze segrete della tua vita, dove ci sono quelle ferite che nessuno conosce e che ancora bruciano e ti fanno male e ti spaventano, per toccarle con la sua mano e guarirle. Quelle ferite del passato, quelle ferite in famiglia, quelle ferite magari provocate da tuo padre, dalla mancanza di stima, quell'autoritarismo, quella violenza verbale, psicologica, fisica che ti ha colpito, forse anche da parte di tua madre, quel poco amore, quell'incomprensione che non hai avuto, che non ti ha amato come volevi, oppure ferite avute con i tuoi fratelli, tue sorelle, tuoi parenti, invidie, fratelli o sorelle preferiti rispetto a te che ti hanno lasciato dei segni, ti sei sentito meno amato, forse hanno avuto di più di te e questo ti ha toccato, ti ha scandalizzato, ti hanno lasciato tante amarezze, ferite che hai magari avuto a scuola quando eri più piccolo, bullismo, prese in giro, parole dure, sprezzanti, denigratorie, oppure al lavoro, delle ingiustizie che hai subito nella tua vita che ancora ti feriscono, mobbing, oppure ferite nelle relazioni sentimentali, delusioni nell'amore, tradimenti, o semplicemente amici che sul quale avevi contato e che poi alla fine ti hanno deluso, ti hanno proprio tradito. Ebbene, Dio è qui ora, in questo momento, che vuole sanarti. Lasciati sanare. E l'unica arma che ti chiede è quella di lasciare che il suo perdono entri in te. Ti perdoni da tutti quei peccati che hai fatto, che nessuno conosce, Dio lo sa. Ma lui ti perdona. Ti perdona col suo amore infinito, cambia pagina nella tua vita e ti chiede: lascia che questo perdono che io do a te scenda su tutte queste persone della tua vita che ti hanno ferito. Perdona, perdona tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli, quelle persone della scuola, quando eri piccolo, di quelle persone che ti hanno ferito, pure al lavoro. Chiunque ti abbia ferito, rilascia il perdono definitivo, lascia che l'amarezza se ne vada, lasciale a Dio e Dio potrà fare di te una nuova creatura col suo Santo Spirito.